L'Istituto Superiore Galileo Ferraris di Ragusa, con i suoi tre ordini di istruzione, liceale, professionale e tecnico, rappresenta un punto di riferimento per il territorio ibleo, in quanto sa rispondere a ben tre esigenze precise della crescita personale. Ma vediamoli da vicino. L'Istituto Tecnico Industriale Maiorana consente allo studente di acquisire una conoscenza integrata, flessibile e in grado di inserirlo in realtà produttive in continua evoluzione. Questi gli indirizzi: agraria, agroalimentare e agroindustria, chimica, materiali e biotecnologie, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Il diplomato in agraria, agroalimentare e agroindustria ha competenze nel campo dell'organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell'ambiente. Il diplomato in chimica, materiali e biotecnologie ha competenze nel campo dei materiali e delle analisi strumentali chimico-biologiche. Il corso ha formato molti tecnici dell'industria chimica. Il diplomato in elettronica ed elettrotecnica è un esperto in materiale e tecnologie costruttive dei sistemi elettronici e delle macchine elettriche. Si occupa della progettazione e collaudo di sistemi elettronici ed impianti elettrici. Presente al Maiorana anche informatica e telecomunicazioni, per formare giovani con competenze nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle tecnologie web, delle reti e degli apparati di telecomunicazione. Ed infine l'indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, che dà allo studente specifiche competenze nel campo dei materiali, nei loro trattamenti e lavorazioni. I ragazzi possono conoscere come sono fatte le macchine e dispositivi usati dalle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e di diversi contesti economici. Il liceo artistico fornisce un'ottima formazione in campo artistico. Nell'indirizzo grafica vengono approfondite le discipline grafiche con riferimento anche al settore pubblicitario e dell'editoria. Industrie, aziende anche sono sempre alla ricerca di operatori del settore grafico pubblicitario e del marketing, in grado di creare nuovi marchi e modelli di comunicazione per la promozione dei propri prodotti. Fondamentale la conoscenza dell'informatica. L'istruzione professionale è caratterizzata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale. I laboratori preparano i giovani per un efficace inserimento nel mondo del lavoro. L'area professionale si suddivide in settore industria e artigianato e settore servizi. Il settore industria e artigianato è costituito dall'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. Il tecnico avrà le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Le sue competenze comprendono i settori relativi all'elettronica, elettrotecnica e meccanica, termotecnica. Per quanto riguarda il settore servizi, questo comprende l'indirizzo odontotecnico, il cui diplomato ha le competenze necessarie per costruire su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici odontoiatri, apparecchi di qualsiasi tipo. Il diplomato invece nell'indirizzo servizi commerciali ha competenze professionali che gli consentono di supportare le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell'attività di promozione e vendita. Infine, sempre per il settore servizi, da ricordare i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, che fornisce allo studente le competenze inerenti alle filiere dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, attraverso le tre distinte articolazioni: enogastronomia, servizi di sala e di vendita e accoglienza turistica. It's only been a week. The rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England.